Ho paura. Ho paura. No, no. Non può essere vero, non può. Non posso, non c'è tempo. Devo fare in fretta. Stasera devo anche studiare perché tra 10 giorni ho la verifica di fisica. Poi c'è la maturità e non posso fallire. Non posso. E con l'università? Come faccio? Mi sono anche appena iscritta. La macchina. Tra 2 settimane arriva la macchina. Era giusto in tempo per andare al concerto di Ed Sheeran. Ci tenevo così tanto. I biglietti li ho presi prima che andassero sold out, esauriti in 2 minuti. Sono stata fortunata. Sì. Fortunata. Il viaggio a Londra? Eh no, il viaggio a Londra no, però. È un anno che l'ho organizzato. Ho anche scelto ogni giorno dove andare per non perdermi nulla. Il Big Ben, Buckingham Palace, Camden Town. Camden Town. Riuscirò mai a vederla. Mamma. Papà. E voi cosa racconto? Ricordo quella volta che caddi dall'altalena rompendomi un braccio. Non facevo che strillare. O la volta in cui mi sono scottata col ferro da stiro di mamma. O la volta in cui mi sono schiacciata le dita nello sportello della lavastoviglie. Era un disastro. Non mi si poteva perdere d'occhio un attimo. E voi eravate lì, con me, a incoraggiarmi e a sostenermi. Ma stavolta, se le cose andassero male, io so quanto mi amate, quanto crediate in me. E quanti sacrifici avete fatto per garantire il meglio a me e al mio futuro. Il mio futuro. Ma io ce l'avrò mai un futuro? Ciao, che ti succede? Ragazzi, venite. Ciao. Perché piangi? Possiamo aiutarti? No, no, non penso. Nessuno può aiutarmi. Beh, possiamo almeno provarci. Noi siamo liberi. La mia partita di pallavolo è stata rimandata a voi, ragazzi. Avete qualche impegno per la giornata? Io no. L'Inter gioca domani, quindi... Per me... Nessun impegno. Sentito, rassegnati. Stiamo qui con te, ti facciamo compagnia. Coraggio, dai, dici come ti chiami e raccontaci che cosa ti è successo. Mi chiamo Francesca. Sono appena uscita dallo studio medico. Per la prima volta ci sono andata senza mamma. Sono entrata, ho dato al medico gli esami che mi avevano richiesto e lui li ha guardati, li ha riguardati. Ed è stato in silenzio, per un paio di minuti, o qualche secondo, non lo so. Sembrava non sapere cosa fare, cosa dire, poi ha trovato il coraggio e me l'ha detto. Ma detto cosa? Qualsiasi cosa sia, non temere. Parlarne può solo aiutarti e di noi ti puoi fidare. Ho la leucemia. Ho la leucemia e ho paura. Pensavo di essere grande ormai, invece
Mi sento così piccola. Tanto piccola. E sola. No, Francesca, ti sbagli. Tu non sei e non sarai mai sola. Ora sei impaurita e confusa. Ed è comprensibile. Probabilmente non sarà un percorso semplice, ma non lo affronterai da sola. E lo supererai. Al tuo fianco ci saranno mamma e papà, i tuoi amici. E poi sicuramente conoscerai un sacco di persone nuove, amici preziosi che ti daranno tantissimo affetto e amore, prendendosi cura di te. E anche noi ci prenderemo cura di te. Sì, anche noi. Anche noi. Dalle paure, delle ipocondrie, dei turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni, delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. La cura, sì, la cura. La cura è l'attenzione verso i pazienti oncoematologici, la volontà, la caparbietà. Sono elementi che contraddistinguono le attività quotidiane di AIL, insieme al sostegno alla ricerca, all'assistenza domiciliare, all'assistenza psicologica, con grande concretezza e trasparenza. Buongiorno e benvenuti a Insieme Nulla è Impossibile. Quello a cui avete assistito è solo il primo atto di una breve opera teatrale che è stata scritta appositamente per questa occasione, per questo giorno speciale, perché ci sarà poi ovviamente un secondo atto e un atto conclusivo che chiuderà questa mattinata di questo giorno davvero speciale. Io ho detto
buongiorno, ed oggi è veramente un buon giorno perché si concretizza un altro sogno di Aile, un'altra iniziativa nata nel 2021, ed è questo progetto ambizioso di ampliamento del reparto di ematologia degli ospedali civili di Brescia. Un'impresa che si è resa possibile grazie al contributo ovviamente di tutti i volontari, dei cittadini e di alcune aziende. Vi dico che durante la serata ci saranno fotografie, ci saranno riprese televisive e che tutto poi sarà fruibile ovviamente attraverso i social, attraverso la rete. Prima di iniziare questa nostra chiacchierata con alcuni dei protagonisti di questa impresa, di questo traguardo, di questo sogno raggiunto da Aile, io vorrei proporvi un breve filmato di quelle che sono le attività quotidiane appunto di Aile Brescia. Ecco, queste sono le attività quotidiane di Aile di cui vi ho parlato prima. Io per parlare di questo, ma anche di molto altro, vorrei sul palco di questa mattinata, mi viene talvolta per abitudine di dire serata, ma è una mattinata, una situazione un po' particolare, ma che abbiamo affrontato come se fosse una serata importante, di quelle che contano veramente nella storia, perché stiamo segnando anche un passo nella storia di Aile e anche della nostra città. Il dottor Giuseppe Navoni, presidente di Aile Brescia. Con lui il dottor Massimo Lombardo, direttore generale del ASST Spedali Civili di Brescia. Ciao, venite pure al centro. Ci diamo del tu perché ci conosciamo. Allora, un altro sogno raggiunto, un altro percorso importante, un altro traguardo di Aile Brescia. Sì, sicuramente. Intanto l'emozione è forte perché quei ragazzi di prima mi hanno veramente commosso ed è altrettanto commovente, mi riempie di orgoglio vedere il San Barnaba gremito in ogni ordine di posto. Veramente a loro va un grande applauso, sono i cittadini bresciani, i sostenitori di Aile Brescia, tutti gli amici. Che sono la testimonianza che insieme nulla è impossibile. Solo insieme, facendo un gioco di squadra che va dai volontari delle piazze, ai sostenitori anonimi, da tutti coloro che sono stati vicini fino ad arrivare alla direzione generale del nostro ospedale, che ormai da 21 anni garantisce una bella collaborazione, che è un esempio, credo, anche sul territorio nazionale, di una condivisione tra pubblico e mondo non profit. E oggi abbiamo raggiunto un altro traguardo, un traguardo importante. Abbiamo promesso, voi sapete che le promesse tipiche di noi bresciani vengono mantenute, siamo molto concreti. Oggi abbiamo offerto ai nostri ammalati questa nuova opportunità di cura, dove anche la qualità della vita ha un aspetto molto importante. Sono curati nella nostra ematologia, nel nostro ospedale civile, che ricordo è l'unica della Lombardia orientale,
e vengono dappertutto, anche dal resto d'Italia. Non tutte le città italiane o estere hanno la possibilità e la fortuna di avere un'eccellenza come abbiamo a Brescia. Sono curati con grande professionalità, con grande umanità ed ora anche con dei locali all'altezza di una maggiore protezione di questi esseri speciali che sono i nostri ammalati. Quindi è un passaggio epocale, importante, voluto fortemente, condiviso, e siamo veramente orgogliosi di questo risultato. E io a tal proposito, prima dell'intervento del signor, del dottor Lombardo, gradirei poter proporre proprio un video molto esaustivo di quello che è il risultato dei lavori che si sono concentrati poi in pochissimo tempo, ma parleremo poi di questo anche con il direttore dei lavori che è qui presente. Quindi direi di partire col video che ci mostra il reparto di ematologia. Anche questo sogno di Brescia si è realizzato, un nuovo reparto, un ampliamento del reparto di ematologia adulti permetterà quindi di ospitare i nostri malati provenienti da ogni parte della provincia e d'Italia, di essere ospitati in maniera adeguata con strutture innovative in questo bel reparto. Sicuramente i malati ora saranno ospitati a brevissimo in ambienti consoni, confortevoli, innovativi. E questo grazie alla cultura, la cultura, visto che siamo capitale della cultura, la cultura del dono, la cultura della cura e di un nuovo modo di curare in maniera più umana, professionalmente, sempre con le eccellenze che abbiamo in questo ospedale, e quindi dare delle possibilità di cura, di percorso, di guarigione ai nostri pazienti sempre migliore per portarli in salvo, portarli fuori dal tunnel delle malattie ematologiche. Ma con una certa emozione che sono entrato in questo nuovo reparto. È veramente bello vedere come anche i futuri pazienti saranno ospitati in questa struttura, perché questa struttura, da ex paziente posso dirlo, ti contiene per un periodo della tua vita, no? Ed è qui che devi trovare anche la forza per uscirne, perché è importante riuscire a guardare fuori dalla finestra e dire: io domani sarò fuori di qui. Ti affidi alle cure dei medici totalmente, ma la tua mente è quella che alla fine ti aiuterà proprio anche nella guarigione. Devi avere fiducia e devi crederci, perché le cure ci sono, e una grande parte della cura è anche la tua mente, cioè anche il pensare in modo positivo. Pensare che dovrai uscire di qui, dovrai farcela. L'ampliamento del reparto ci consentirà di avere tutte stanze di isolamento singole, tutte ad aria filtrata a pressione positiva, per la massima protezione dei nostri pazienti da tutti quegli agenti esterni, virus, batteri, funghi, che sono responsabili di infezioni che possono diventare anche molto gravi in pazienti pesantemente immunodepressi, come sono i pazienti ricoverati nella nostra degenza, sia per la malattia stessa sia per i trattamenti che noi somministriamo. Ma questi trattamenti sono fatti per una finalità di guarigione, quindi è estremamente importante che noi combattiamo con tutte le nostre armi a disposizione le infezioni che possono ritardare un programma terapeutico e quindi compromettere il buon esito di una terapia. E una delle armi più potenti che noi abbiamo contro le infezioni è proprio l'isolamento. Un altro aspetto molto rilevante e innovativo di questo nuovo reparto è la telemetria, di cui sono dotate tutte le stanze per la registrazione continua dei parametri vitali, molto utile in situazioni particolarmente critiche, che poi vengono trasmessi su un monitor centrale alla continua attenzione del personale infermieristico. Questi sono sicuramente gli aspetti più importanti. Non dobbiamo però dimenticare anche l'aspetto esteriore. Tutti i materiali, i colori sono stati scelti con cura per cercare di creare un ambiente confortevole, il più familiare possibile, per quanto possa essere familiare un reparto ospedaliero, ma sicuramente anche questo ha un impatto positivo sui nostri pazienti, che ricordo possono rimanere in isolamento anche 20-30 giorni o più per i trattamenti più impegnativi che noi eseguiamo, quindi il trattamento di una leucemia acuta o l'autotrapianto di cellule staminali,
e molti pazienti per completare il programma terapeutico devono subire anche ricoveri ripetuti. Il nostro grazie a tutti i volontari di Brescia, a tutti i cittadini bresciani e donatori che ci hanno aiutato in un anno a realizzare questa struttura, e un grazie a tutti i sanitari, medici, infermieri che operano quotidianamente con grande capacità sono al servizio degli ammalati, e un grazie anche all'amministrazione dell'ospedale con cui collaboriamo da anni per questa opportunità che ci ha regalato. Ci ritroviamo qui al centro del palco con il dottor Lombardo, direttore generale dell'ospedale civile di Brescia. Direi un bel traguardo per la città, per AIL e anche per gli ospedali civili. Non dimentichiamoci che l'ospedale civile di Brescia è un centro di primo piano a livello generale, ma lo è anche e soprattutto per quanto riguarda il reparto oncoematologico. Buongiorno, buona mattina. Una certa emozione, perché mi è venuto in mente salendo qui su questo palco che io sono a Brescia da poco, dall'estate del 2020, e la mia prima uscita pubblica fu proprio in questa sala, in un momento ancora drammatico. Si era appena usciti dalla prima ondata della pandemia, e quindi è bellissimo vedere questa sala gremita. Una grande emozione, e ricordo perfettamente già in quella fine 2020 come, parlando con la dottoressa Tucci, vennero fuori dei dati per cui 2020 per l'ospedale molte attività, insomma, sono andate in sofferenza, moltissimi reparti erano al servizio dei pazienti Covid. L'ematologia invece nel 2020 ebbe dei numeri clamorosamente più alti del 2019, e questo dato si confermò poi anche nel 2021 e si sta confermando, ai noi, anche nel 2022, e questo devo dire che ci ha portato a una serie di riflessioni. La prima, non lo scopriamo, abbiamo un'ematologia molto molto importante che serve un territorio molto vasto, e che forse la pandemia ha mandato in crisi, ha messo in evidenza dei limiti di un sistema di rete che va rinsaldato. Quindi sicuramente la sfida, la proposta che è di quei giorni di Giuseppe Navoni, che noi abbiamo accolto con entusiasmo, è stata: cosa facciamo oggi? Abbiamo dei programmi per il futuro molto ampi, molto interessanti, molto sfidanti per quello che è gli ospedali civili, ma abbiamo un problema, e molti di voi, sia che lavoriate nel nostro ospedale, sia che, ahimè, abbiate dovuto servirvene come pazienti, ricorderete che quel reparto era il The Hospital. The Hospital che abbiamo trasferito in un'altra sezione dell'ospedale, portando ad avere a questo punto più camere singole, più camere attrezzate a pressione positiva, che probabilmente ci serviranno anche per rimmaginare un ruolo e un futuro della nostra medicina. E questo è la peculiarità della relazione che è appunto ultraventennale con AIL, in cui si riflette insieme sul futuro, c'è uno scambio reciproco, una sinergia importante, e soprattutto c'è sempre uno sguardo rivolto al futuro. Oggi ci troviamo qui per festeggiare una cosa realizzata, ma Giuseppe Navoni sta già pensando a qualcos'altro. Credo che questa occasione, e chiudo, sia anche un'occasione importante per noi per ripensare le nostre attività, il ruolo che dobbiamo avere come ematologia, in generale come oncoematologia di riferimento per un territorio molto più vasto. Quindi probabilmente cambierà anche il nostro modo di porci nei confronti di tutta quella che è la Lombardia orientale. Probabilmente questo è il ruolo del futuro degli ospedali civili: essere sì un ospedale importante per la città di Brescia, ma probabilmente anche un riferimento in maniera semplice, concreta, come è tradizione bresciana, per un territorio molto vasto. Grazie AIL, grazie a tutti voi per aver contribuito alla realizzazione di quest'opera, e grazie per essere qui stamattina. Grazie, grazie a voi.
Noi ci ritroviamo tra qualche minuto. Buongiorno Francesca! Buongiornissimo! Eccoli qui, stavo iniziando a preoccuparmi, eh? Oggi non vi avevo ancora visto. Riuscirò mai a liberarmi di voi? No. 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 Certo che la prima volta che ci siamo visti devo proprio avervi fatto pena, eh? Oppure, la verità è che sono una persona super interessante e intelligente e voi... non potete più fare a meno di me. Senti, oggi Francesca è di buon umore, eh? Sì, parla. Poi non passiamo una volta e il giorno dopo ci metti il muso. Te lo dicemmo, ricordi? Noi non ce ne andiamo, restiamo qui a farti compagnia. L'arte del disegno. Ti piace disegnare? Sì, lo facevo spesso prima di entrare qui. Anche a me piace disegnare. Faccio le caricature. Franci! Hey. Ciao! Laura! Che bellissima sorpresa! Grazie per essere passata. Ho saputo della bella notizia. Sono felicissima per te. Non potevo non venirtelo dire di persona. Sono troppo contenta e avevo troppa voglia di abbracciarti. Vieni qua. A proposito, voglio presentarti tre grandi amici. Certo che sono proprio strani, eh? Prima mi dicono, noi non ce ne andremo mai. E 5 secondi dopo spariscono. Vabbè, vieni qui. Dimmi, tu come stai? Sono un po' frastornata. Ti confesso che tornare qui non è stato facile. In questo reparto ho trascorso una parte della mia vita che non potrò mai dimenticare. Un periodo pieno di angoscia, sofferenza, ma... anche di grandi valori, condivisione, amicizia. Continuo a pensare a tutto ciò che mi è successo, ai primi giorni che ho trascorso qui, alla fiducia che hanno saputo trasmettermi i medici, agli amici che qui ho incontrato e a quelli che ho perso. Ma ce l'ho fatta, Franci, ce l'ho fatta, capisci? Ma tu, cosa ti hanno detto? Come stai? Ma i medici sono ottimisti.
Dicono che sono testarda. Sembra sia importante per sconfiggere la malattia. E tu lo sai, qui tutti sono gentili, si prendono cura di te, ti coccolano, ma io sono stanca. Molto stanca. E anche se so che non dovrei, non faccio che pensare al peggio. Ho paura di non farcela. Guardami negli occhi. Non dirlo neanche per scherzo. Tu sei forte. Forte. Devi sorprendere questa malattia proprio nel momento in cui crede di averti battuto. Non può e non deve vincere. Ok? Ah, a proposito, questo album e questi colori sono per te. So che hai sempre amato disegnare. È sempre stato tuo rifugio, un modo per combattere le preoccupazioni. Dimmi che lo userai. È un bellissimo pensiero. Ci proverò. Eh no, non devi provarci, devi farlo. Va bene, te lo prometto. Brava, perché tu sei forte. Ora devo andare. Ho un incontro per un nuovo impiego. Si torna alla vita di tutti i giorni. Se penso a tutte le volte che mi lamentavo della mia quotidianità, mi viene da sorridere. Abbracciami, vieni qua. Tornerò presto a trovarti. Grazie, amica mia. Mi raccomando, eh? Sii forte. Ciao, Franci. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti, il mondo è raggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro gli ospedali della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. La forza della vita è quella forza a cui ci si deve aggrappare ogni giorno in reparto, non solamente gli ammalati, ma anche i familiari, ma anche gli addetti ai lavori, chi sta quotidianamente vicino
agli ammalati, dalle infermiere fino ai dottori, e proprio per parlarci magari anche di questa vita quotidiana in reparto abbiamo con noi a questo punto la dottoressa Alessandra Tucci. Responsabile del reparto di ematologia adulti degli ospedali civili di Brescia. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Quanto è importante anche per voi che ci vivete all'interno proprio dei reparti, dell'ospedale, delle corsie, avere un reparto attrezzato che sia più importante dal punto di vista tecnologico per combattere la malattia, ma anche dal punto di vista dell'ambiente umano per quanto riguarda appunto la vita quotidiana dei pazienti e la vostra? Sì, io confesso che sono veramente molto emozionata oggi, perché questo è veramente un grande traguardo che l'ematologia bresciana ha raggiunto, e l'emozione è vedere anche questa sala piena, tutta gente che è qui per la nostra ematologia. Io credo già nel video che avete visto di avere ben spiegato qual è la valenza e l'importanza di questo reparto. E reparto che io stamattina più volte mi sono trovata a pensare, quando sono arrivata 30 anni fa in ematologia la prima volta, in realtà non era ancora un'ematologia, era una sezione della medicina con alcuni letti, e oggi siamo qui a parlare di un reparto che raddoppia, che altamente tecnologico, come avete visto, vi ho spiegato anche la telemetria di cui sono dotate tutte le stanze, e che avrà 34 posti letto con 17 stanze tutte di isolamento singola, pressione positiva, aria filtrata per la massima protezione dei nostri pazienti. E questo si va ad aggiungere anche al raddoppio del Day Hospital che è stato fatto circa 5-6 anni fa, sempre grazie ad AIL. E tutta questa espansione strutturale rispecchia la vivacità e l'innovazione scientifica che abbiamo osservato in ematologia in questi ultimi 30 anni, e che veramente ha rivoluzionato la storia delle patologie ematologiche. Raccontare questa storia sarebbe oggi molto bello, ma sicuramente non abbiamo il tempo. Quindi io volevo esprimere la mia vera gratitudine ad AIL, al dottor Navoni in prima persona, che ha creduto a questa cosa, al suo grande impegno e, come ricordo sempre, al grande entusiasmo, che è un entusiasmo contagioso, infatti ha contagiato sicuramente tutto il personale AIL, che ringrazio insieme al dottor Navoni, e ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito a questa grande opera, e devo dire sia come persone singole sia come associazione. È stato molto bello vedere anche tante associazioni che si sono unite, abbiamo visto che l'unione fa la forza, e per raggiungere questo risultato. Non posso elencare tutte queste associazioni, concedetemi di ringraziare in particolare FAEL, che è un'altra associazione che da oltre 30 anni è vicina all'ematologia di Brescia, ma è stato bello perché quest'anno, nello scorso anno, ha unito tutti gli sforzi proprio per unirsi ad AIL e raggiungere questo obiettivo, che da soli non si fa nulla, si fa sempre in collaborazione. Concedetemi anche di ringraziare il dottor Rossi, che ha guidato l'ematologia. Che ha guidato l'ematologia bresciana in tutti questi anni e l'ha fatta nascere. Io raccolgo i frutti di questo enorme lavoro e mi sento anche una grande responsabilità, un grande impegno per continuare su questa strada, perché oggi abbiamo detto sì, abbiamo raggiunto un grande traguardo, ma in realtà la sfida continua e la sfida è molto importante. Ho detto, abbiamo rivoluzionato la storia delle patologie ematologiche,
ma c'è tanto lavoro da fare. Ogni volta che si raggiunge un risultato si apre un orizzonte che è ancora più vasto e ci sembra ancora una cosa impossibile riuscire a raggiungerlo, ma ce la mettiamo. Ma insieme nulla è impossibile. Tutta. Esatto, anche con tutto il mio personale devo dire che lavora, tutto il personale dell'ematologia lavora veramente con grande dedizione e impegno, e molto al di là di quello che potrebbe richiedere il lavoro. E concludo dicendo la cosa forse, cioè, anzi la cosa senz'altro più importante, che il ringraziamento viene anche proprio da tutti i nostri pazienti che sono oggi diciamo i protagonisti di questa giornata. Noi vediamo circa, abbiamo visto l'anno scorso più di 8.000 pazienti che sono passati dall'ematologia, qualcuno solo per una visita e fortunatamente poi magari abbiamo deciso che non aveva bisogno dell'ematologo, ma la maggior parte sono pazienti che poi sono rimasti e vengono tuttora seguiti nel nostro day hospital, e di questi, che sono la maggior parte di questi, circa 400 pazienti hanno avuto bisogno delle stanze di degenza, e come dicevo in queste stanze spesso sono anche tornati più volte, ma con un obiettivo, ripeto, che è la guarigione, ed è stato molto bello anche vedere questo spettacolo veramente. Quindi ringrazio veramente, veramente tutti quanti. Grazie, grazie a lei dottoressa Tucci, il microfono lo porti pure alla nostra Cristina. Ora vorrei sul palco il geometra Michele Canciani, che è il direttore dei lavori di ampliamento appunto del reparto di ematologia degli ospedali civili di Brescia. È stato sicuramente un percorso con qualche difficoltà, ma veloce, perché siete stati davvero velocissimi. La promessa è nata nel 2019 e oggi siamo qui con il reparto pronto. Innanzitutto scusate se mi trema la voce, ma sono uomo di cantiere e sono abituato in mezzo al casino alla polvere, quindi vedere tutte le persone in silenzio che mi ascoltano mi dà difficoltà. E al bar tra amici, stai tranquillo. Beh sì, è stata una grande scommessa. Dottor Navoni tutte le volte alza l'asticella, sì. Questa era veramente difficile da riuscire a rispettare. Abbiamo cominciato i lavori il 13 di giugno, effettivamente. E il primo mese è stato un mese difficile perché dovevamo fare la fase di demolizione, che è la fase più delicata, rumorosa, con i reparti limitrofi al nostro, che erano reparti in attività. Quindi abbiamo dovuto, grazie all'aiuto e alla comprensione anche delle imprese che hanno lavorato, spostare la fase di demolizione il sabato e la domenica, perché fortunatamente i reparti limitrofi erano dei hospital, quindi sabato e domenica erano liberi. E diciamo che abbiamo perso un mese e mezzo di lavoro, che abbiamo recuperato negli altri tre mesi e mezzo successivi. Quindi è stato uno sforzo da parte di tutti, da parte delle imprese, da parte dei tecnici, da parte anche degli uffici tecnici degli ospedali civili. Vedo qui in seconda fila Geometra Tonini e Marta Santa Lucia, che ci hanno dato un grande aiuto da questo punto di vista. Quindi è stato un lavoro di squadra. La direzione generale, la direzione sanitaria hanno tenuto buoni quelli che potevano darci qualche problema, e quindi è stato un lavoro di squadra che senza non saremmo riusciti a fare. Si torna sempre al lavoro di squadra, si torna sempre a insieme, nulla è impossibile. Quindi grazie anche a lei geometra Canciani per la sua testimonianza. Grazie, la salutiamo e la ringraziamo. Grazie. Ora abbiamo un grandissimo ospite nella nostra città, perché c'è il presidente di AIL Nazionale, dottor Giuseppe Toro. Con lui invito sul palco anche il presidente di AIL Brescia, che conosciamo già molto bene, dottor Giuseppe Navoni. E in occasione proprio di questa simbiosi tra Brescia e Bergamo di quest'anno molto importante, abbiamo con noi anche il signor Silvano Manzoni in rappresentanza appunto di AIL Bergamo. Mettiamoci al centro. Benvenuto a Brescia, siamo molto felici di averla qui
per testimoniare, credo, anche la soddisfazione a livello nazionale delle imprese, soprattutto di questa, l'ultima, che non sarà sicuramente l'ultima, perché come diceva giustamente prima il geometra, il dottor Navoni alza sempre l'asticella, appunto, che riguarda questo reparto che proprio oggi è stato inaugurato. Bene, grazie. AIL Nazionale non poteva non essere presente oggi a questa importante, a questo importante avvenimento, a questa importante iniziativa. E vi dico che è importante perché io c'è un confronto con quello che avviene e con quello che si realizza nel resto del paese. Quello che è stato realizzato oggi e che è stato inaugurato oggi a Brescia è un'eccellenza. È un'eccellenza nazionale che servirà da confronto, servirà da esempio per tutte le altre ematologie che nasceranno. Cioè niente, oggi la ematologia di Brescia è al top a livello internazionale, non manca assolutamente nulla. E questo è importante perché sono tante le testimonianze che oggi arrivano da Brescia, sono essenzialmente due. Intanto la vostra partecipazione, cioè questi risultati nascono dalla partecipazione dei cittadini che vogliono mettere qualcosa di loro, qualcosa di importante oltre a quello che le istituzioni fanno. E questo è un fatto molto importante, è una testimonianza per tutto il resto del paese. L'altra appunto è quella di avere dato oggi ai malati di leucemia una struttura di eccellenza. E questo viene, è il risultato di due cose, di intelligenza e di cuore. Un cuore che a voi bresciani non è mai mancato, perché io ieri ho avuto la possibilità di vedere fino a che punto è arrivata la vostra generosità e la vostra partecipazione, il vostro centro ricerche, i vostri reparti, le realizzazioni fatte dalla società civile sono veramente un esempio per tutti noi, sono un esempio per tutta Italia. Grazie ancora. Grazie dottor Toro. Allora abbiamo il piacere di avere anche un rappresentante di AIL Bergamo e dicevo prima, quest'anno Brescia e Bergamo capitali della cultura, quindi magari si può parlare anche di cultura sanitaria, che è un tema molto importante. Sì, per me è un piacere immenso avere qui vicino a me Silvano Manzoni. Molti di voi non sanno che 21, quasi 22 anni fa, quando nacque AIL Brescia, non sapevamo da che parte cominciare per aiutare un'ematologia che, come ricorda bene il dottor Rossi, non c'era, c'era un reparto di medicina che seguiva anche gli ematologi. Non sapendo cosa iniziare a fare, come partire, ci siamo rivolti, siamo andati a Bergamo e ho conosciuto questo uomo straordinario che veramente ci ha coinvolto, insegnato molto, abbiamo appreso molto dagli amici bergamaschi e quest'anno che siamo insieme ai capitali della cultura, di questa cultura della cura, curare con umanità, professionalità, con impegno, con gratuità, per noi è stata una scoperta straordinaria, un'amicizia che è durata da allora e dura tutt'oggi, fortissima, e io sono orgogliosissimo che Bergamo e Brescia, capitale della cultura, oggi siamo qui, siamo anche capitale nella solidarietà. Prego Silvano. No, grazie Beppe per l'invito. Per me è come l'invito di 21 anni fa. Oggi una giornata a dir poco meravigliosa. Aver visto il reparto. Mi immagino quanti sorrisi sono arrivati da parte di tutti coloro che l'hanno costruita. E l'hanno costruita i volontari, a cui va tutto il mio ringraziamento. L'hanno costruita le persone che hanno donato, che hanno avuto fiducia in quello che si doveva fare. Sai, se lo Stato mette su un euro, si va tutti in piazza. Da noi vengono, ti lasciano giù 50 euro anche per la stella o per l'uovo. E quindi questa fiducia noi l'abbiamo sempre ricambiata con
il reparto, con tutto quello che è stato fatto e che è stato spiegato, sia a noi a Bergamo, sia a voi. Quando ci siamo conosciuti i primi giorni, siamo diventati subito amici, è un'amicizia che dura ormai da 21 anni, e quindi ne sono fiero di questo e fiero di te. Forse non ci rendiamo ancora conto di quello che è stato fatto, perché in tutti questi anni qui sono state fatte tante cose e spesso ci sono e non ce ne accorgiamo più. Penso il sorriso dei pazienti quando entreranno, che sarà ben diverso rispetto a prima, agli infermieri e ai medici che troveranno nuovi stimoli in ciò che viene fatto perché sono seguiti, sanno che c'è dietro qualcuno. Sapete, gli infermieri sono gli eroi del 2020, che già nel 2021 e 2022 poi venivano criticati, o no? Mentre invece gli infermieri sorrideranno con voi. E penso che con questi sorrisi qui si potranno fare tante cose ancora. Grazie Beppe, grazie. 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 Una bellissima testimonianza di solidarietà, di unione. E con questa testimonianza salutiamo il dottor Giuseppe Toro, presidente di AIL Nazionale, il dottor Navoni ovviamente e Silvano Manzoni di AIL Bergamo. Ci ritroviamo tra poco. Che strana sensazione andarmene da qui. Qui ho vissuto giorni terribili. Ma ho anche incontrato persone meravigliose. Medici, infermieri, che mi sono stati vicini e si sono presi cura di me. Ho conosciuto altri malati con cui ho creato amicizie indissolubili. Vorrei poterli ringraziare tutti prima di andarmene. Abbracciarli uno ad uno. Vediamo. Manca qualcosa. Ho preso tutto. Manca poco. Non vedo l'ora di tornare a casa, di rivedere la mia stanza, le foto appese ai muri. Immagini della mia vita. Prima di questa lunga e dolorosa esperienza. Lascerò questo reparto cambiata, con uno spirito nuovo. Più ricco e consapevole dei veri valori della vita. G, grande giorno! Rieccoci! Cosa ci fate qui di prima mattina? Pensavate me ne andassi senza salutare? Anzi, senza di voi? Senza di noi? Amica mia, tu oggi torni a casa, ma non credere di poterti dimenticare di noi, eh? Noi ci saremo sempre. Ogni volta che avrai bisogno di aiuto, noi saremo lì accanto a te. E non dovrai nemmeno chiamarci. Lo so, amici. Siete degli amici veramente preziosi. Un po' strani, ma preziosi.
Tra l'altro, siete talmente misteriosi che non mi avete mai detto come vi chiamate. Non so nemmeno la vostra età, non so nulla. Va bene, Francesca. È il momento che tu sappia chi siamo. Io mi chiamo Alessandra, ma non ho un'età precisa. Io sono Alessio, ma neppure io ho età. Io mi chiamo Alessandro, non ho un'età, ma tutti dicono che io sia il più piccolo. Chiaro? Tutto chiarissimo adesso? Tre ragazzi senza età, mistero risolto. Adesso magari mi direte anche che siete degli angeli. Un momento. La prima volta che ci siamo incontrati, io ero qui che stavo piangendo dalla disperazione, voi siete arrivati e dopo qualche minuto stavo già meglio. E ora che ci penso, i miei amici non vi hanno mai visti, non vi hanno mai incontrati. E le vostre apparizioni e sparizioni improvvise, voi siete davvero degli angeli? Va bene, Francesca, ma non devi preoccuparti. Sì, siamo degli angeli, ma noi siamo vivi. Non abbiamo età perché vivremo per sempre. E siete voi a renderci vivi. Voi che avete bisogno di aiuto, di conforto o semplicemente di una persona al vostro fianco. Ci rendono vivi le persone generose che quotidianamente vi dedicano del tempo e che non smettono di sognare e di lottare per sconfiggere questa terribile malattia. Vedi ad esempio questo reparto? Certo, è opera umana, ma credi che ci sarebbe se non ci fossimo stati noi? Noi siamo il sogno, l'ispirazione, la forza, la perseveranza di persone di buona volontà, quelle che non si arrendono mai. E adesso torna a casa, torna alla tua vita. Tra poche ore non potrai più ricordarti di noi, ma noi saremo sempre con te. Ovunque sarai, ovunque saremo. Se sarai vento, canterai. Se sarai acqua, brillerai. Se sarai ciò che sarò. E se sarai tempo, ti aspetterò per sempre. Se sarai luce, scalderai. Se sarai luna, ti vedrò. E se sarai qui, non lo saprò. Ma se sei tu, lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarà, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Ci sarai.
Siamo tutti alla ricerca del percorso migliore. Il più sicuro. Il più scorrevole. Ma nella vita, purtroppo, non esistono strade senza ostacoli. Capita di percorrere sentieri con panorami mozzafiato, che nascondono però improvvisi dirupi, precipizi che non puoi evitare, con pareti ripide, alle quali devi aggrapparti con le unghie e con tutte le tue forze. In quei momenti dobbiamo ricordarci di guardare verso l'alto, perché lassù ci sarà sempre qualcuno pronto a lanciarci una corda alla quale aggrapparci. Una fune. Due mani che la stringono da un capo e due che la afferrano dall'altro. Unite. Alleate. Perché insieme nulla è impossibile. Bene, allora conosciamoli questi ragazzi, questi giovani straordinari attori. In ordine strettamente alfabetico, Fabiana Biemmi. Passo avanti quando si fa. Anna Bonassi. Giulia Casciaro. Francesco Longo. Marco Margiotta. E Sabrina Pasotti. Ah, vedo che c'è schierato il team. Che dire, Tony, questa è... Grazie Fabiana, al tuo gruppo. Tutte. Voglio ringraziare Tony che ha scritto il testo, quindi un applauso. Oh, yeah. Grazie a voi, grazie a voi. Avevi ragione, Fabiana, ti commuoveremo, ho continuato a piangere perché veramente avete a ogni atto della vostra interpretazione è stata bello ascoltarvi, avete dato un senso ulteriore all'azione di tutti noi. All'azione dei genitori dei tre bimbi che avete citato, questi angeli, che sono quelli a cui abbiamo dedicato l'associazione. Grazie. Grazie ragazzi perché siete bravissimi. Grazie mille, grazie davvero. Grazie. 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 E grazie a Tony. Uno straordinario amico, un grande professionista, una persona di grande cuore. Tu sei una persona di grande cuore. Che in poco tempo è riuscito a coronare questa giornata storica. Sono veramente orgoglioso di lui, di tutti voi, perché insieme nulla è impossibile. Grazie.
Bene, dobbiamo fare dei ringraziamenti oltre a tutti quelli che sono stati fatti fino a questo momento. Ringraziamo ovviamente il Comune di Brescia per averci consentito di utilizzare il Teatro Auditorium San Barnaba. Grazie a Massimo Ferrarini e a Noemi Marcandelli per le registrazioni video che si concretizzeranno in un prodotto altamente professionale, perché li conosco bene, che sarà fruibile attraverso la rete, sui social, nel web, eccetera eccetera. A Dario Mio per le fotografie, all'ottimo MG Service, a Marco Gervasio e i suoi collaboratori, ovviamente a voi e a tutti i volontari per essere stato qui. Poi ti volevo chiedere una cosa, già che ci siamo. Ecco perché mi ha pregato di farlo anche il dottor Navoni, perché ci tiene molto. Quindi faccio un piccolo annuncio sulle note di questa canzone. Nel 2019 è andato in scena proprio qui all'Auditorium San Barnaba uno spettacolo a favore di AIL e di Croce Blu Brescia, di cui tra l'altro abbiamo anche la vicepresidente presente questa sera, Viviana Casali. E questo spettacolo era pronto per essere messo in scena per la seconda edizione nel febbraio del 2020, poi è accaduto tutto quel che sappiamo. E quest'anno, in occasione di questa meravigliosa nuova conquista di AIL, anche del 30° anniversario proprio di Croce Blu, vi promettiamo tutti insieme che riproporremo la Sera dei Miracoli e speriamo che potrete essere tutti presenti a questa nuova opportunità di vivere insieme emozioni come è accaduto questa sera, questa mattina. Grazie a tutti. Canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarai, in ogni gesto io ti cerco.